Un nuovo appuntamento dei futuristi, ho chiamato a raccolta candidati, dirigenti dei futuristi, ma anche tanta rappresentanza di società civile che ha deciso di sposare il nostro progetto. Un incontro programmatico, non un incontro di propaganda. Discutiamo di come completare il programma che, come si sa, inizia dalle cose che abbiamo realizzato nei 10 anni della mia amministrazione e dalla integrazione e dalla modernizzazione di quel progetto. Ci sono tante cose nuove che devono essere affrontate, c'è tanta gente intorno a noi, abbiamo già pronte 4 liste e vedremo nei prossimi giorni di concretizzare il tutto per completare anche il numero delle liste. Ci sentiamo entusiasti, siamo fiduciosi e siamo convinti che la politica debba tornare ad avere un ruolo di primo piano nella nostra città. Purtroppo negli ultimi anni la politica è diventata non una cosa di cui impossessarsi pienamente, ma soltanto uno strumento per raggiungere risultati personali. Questo l'ho sempre contestato come persona e come politico. Avevo intenzione di non ricandidarmi più, non solo a sindaco ma a qualunque altra carica, ma purtroppo le cose si sono sviluppate in modo diverso, perché tutto ciò che era stato costruito è stato demolito, la città sta diventando sempre più triste e allora è necessario ritornare all'entusiasmo di quegli anni con le integrazioni dei giovani e soprattutto delle persone che magari non amavano la politica e che oggi si rendono conto che senza la politica non si va da nessuna parte. Oggi iniziamo finalmente la bella campagna elettorale che è il progetto futurista di Nicola Cristaldi sindaco. È chiaro che già ci sono qua presenti tutti i nostri candidati delle 3 liste e addirittura saranno presenti anche la 4ª lista, che sarà la novità e lo sentirete voi sul palco. E la prossima settimana ancora l'ultima, penso l'ultima lista che si aggregherà al nostro progetto. Il nostro progetto, ripeto, che è tutta fondata sul nostro candidato Nicola Cristaldi sindaco. Noi siamo pronti, non sappiamo la data dell'inizio della campagna elettorale, ma una cosa è sicura: si vota aprile, si vota maggio, si vota giugno, si vota a marzo, noi siamo pronti per iniziare a fare la campagna elettorale e, come dire, presentare il nostro progetto politico, le nostre idee e quello che vogliamo fare della nostra città. Presenteremo idee e progetti di tutte cose che si possono realizzare. Non metteremo in campagna elettorale progetti che irrealizzabili o soltanto per fare scena. Tutto quello che diremo è perché lo scriviamo, perché siamo convinti di farlo e lo faremo. Tutto quello che sarà scritto sarà fatto in questi 5 anni e poi programmeremo, perché no, le prossime eventuali elezioni. Con Nicola Cristaldi, il nostro, come dire, candidato, il numero uno della città, ma noi, e non solo della città ma anche della provincia di Trapani e tutta la Sicilia, è il nostro guidatore, la nostra linea guida. Noi più giovani abbiamo bisogno di lui, abbiamo chiesto a gran voce di candidarsi perché la città, noi abbiamo bisogno del suo sostegno, della sua capacità politica e amministrativa. Come dire, è un regalo che vogliamo fare noi stessi, soprattutto anche alla città di Mazara del Vallo, che lo merita. Abbiamo chiesto un grande sacrificio al nostro candidato sindaco Nicola Cristaldi. Lui l'ha accettato e oggi inizia la presentazione. Siamo felici e fieri di farlo. Ad oggi si comincia un percorso che auspichiamo che possa arrivare a un cambio di rotta sotto profilo amministrativo. Come puoi vedere, come potete vedere, ci sono tante persone che stanno sposando questo progetto e si comincia a lavorare per una sindacatura differente e un nuovo percorso per la nostra città. Sono molto contento della partecipazione molto importante di persone che hanno a cuore questo territorio. E si comincia a lavorare per avere un progetto di un certo spessore, di un certo orizzonte differente, perché questa città ha bisogno di avere orizzonti nuovi e orizzonti di alto livello e di alto spessore. Fratelli d'Italia sta ragionando e quindi è ancora in una fase di ragionamento, ma sono convinto che alla fine il centrodestra unito sposerà questo tipo di percorso.